And I know it will be an easy ride. All right. Ha riscosso un grande successo di pubblico il motoraduno di Harley Davidson che ha animato Savona nel weekend appena terminato. I numeri sono andati oltre le aspettative degli stessi organizzatori. Sono stati infatti oltre 700 gli harleyisti, proprietari di bolidi super accessoriati, tirati a lucido per l'occasione, che hanno raggiunto Savona da ogni parte d'Italia e dall'estero, molti dei quali hanno poi proseguito il tour italiano della leggendaria moto di Milwaukee. Si è magicamente creato nel porto di Savona, tappa delle navi da crociera della costa, un particolare scorcio tra le barche attraccate e le decine di imponenti moto, dei modelli più svariati. Modelli intramontabili anni 60, accessoriati e folcloristici allestimenti anni 70, fino alle ultime produzioni, moderne e potentissime. Alto anche il numero di persone che ha realizzato il sogno di guidare i bolidi edizione 2010 messi a disposizione gratuitamente dal concessionario ufficiale Harley di Savona. In totale sono stati registrati oltre 130 iscritti, tra loro moltissimi centauri piemontesi che non hanno perso la tappa savonese. Nella giornata di domenica hanno approfittato di questa iniziativa gratuita anche molti croceristi di tappa nel porto savonese, entusiasti di visitare una città finalmente in fermento, animata da queste splendide due ruote. Scommessa vinta quindi per gli organizzatori del raduno, nel corso del quale si sono festeggiati anche i 15 anni di fondazione del gruppo ufficiale Charter Savona OG, che vanta un centinaio di iscritti e che ora spera di bissare il successo l'anno prossimo.